Manager, attore, scrittore, maestro di strada, Pierluigi Bartolomei è anche qualcosa di più, innanzitutto è un marito, un padre di cinque figli che non è poca cosa, il suo incarico ufficiale è direttore generale di Elis, mm, definiamolo un ente non profit che forma giovani al lavoro, ma è molto poco questo per una realtà che io ho visto che è enorme, vogliamo raccontarla? Nel primo Deplian che abbiamo fatto al Centro Elis, la definizione era che l'Elis è un complesso di servizi educativi finalizzato alla formazione umana e professionale dell'individuo. Questa è la definizione. Elis cosa significa proprio? È un acronimo, educazione, lavoro, istruzione e sport. Okay. Educare i giovani al lavoro attraverso l'istruzione e lo sport. Questo è un po' lo slogan che ci siamo dati. Quindi in realtà prevalentemente... È un lavoro espresso con le mani, quindi per gli operai. Noi formiamo operai, abbiamo sempre formato operai. Però è una formazione che certamente non lascia la, dietro la formazione umana, una formazione professionale che si integra con una formazione umana. Io almeno da quando lavoro al centro Elis, da quando sono arrivato al centro Elis, ho sempre incontrato degli educatori, delle persone che mh, si prendevano sotto braccio gli allievi, eh, diventavano i loro uh, tutor, eh, come se ci fosse una sorta di adozione vera e propria da parte di questi educatori nei confronti dell'allievo, e li mettevano su un piano inclinato, fissando delle mete educative. Quindi oltre l'aula poi comunque c'è questa attenzione forte a capire quali sono i bisogni dei giovani. Ma non soltanto scuole professionali tecniche, chiamiamole così, perché io ho visitato questa struttura bella, luminosa, tra l'altro, e. e... E c'è una collaborazione con scuola, università, centri di ricerca per, va bene, scuole professionali, ma anche dopo scuola, anche avviamento al lavoro di ragazzi economicamente disagiati o con altri problemi, eh, c'è anche un orientamento invece per il post laurea, ad esempio, ci sono spazi enormi di co-working, c'è una scuola alberghiera, cioè eh, ci sono officine naturalmente una realtà grandissima in un quartiere difficile che forse... 60 anni fa era ancora più difficile. Un quartiere mh, popolare, eh, più o meno saranno 200-300.000 persone, che ha visto fiorire il Centro Elis. Il quartiere è nato con il Centro Elis. Ma è nato perché il Centro Elis? Il Centro Elis è nato mh, per volontà di tre pontefici. Pio 12, che è, è stato un po' eh, la persona eh, finanziatrice, perché in occasione poi del trigesimo, della sua morte. Furono raccolti dei donativi e furono consegnati a Giovanni XXIII, che voleva appunto eh, realizzare un'opera che promuovesse il lavoro, che avvicinasse i ragazzi al lavoro, perché gli abitanti dei quartieri vicini chiedevano lavoro, lavoro, lavoro. E poi Paolo VI fu colui che lo inaugurò nel settembre del 64. Quindi, tre pontefici che hanno voluto che sorgesse questo grande territorio: sono 5 ettari di, di territorio, quindi 50.000 metri di terra all'interno del quale, hai detto bene, c'è una scuola alberghiera, c'è una scuola sportiva, c'è una residenza che oggi ospita 150 ragazzi che frequentano il Politecnico di Milano, insomma, è molto vasto. E siamo anche organizzazione non governativa, per cui replichiamo questo modello nei cinque continenti in tutto il mondo. E ci arriviamo. Eh, andiamo ancora un po' alle origini, alle radici, perché eh, in occasione dell'inaugurazione non c'era soltanto Paolo VI, c'era un altro santo. C'era San Cosemaria Maria Scrivata e Balaguer. Quindi, eh, quest'opera è, è un'opera dell'opera, cioè dell'OPusei? Trattando eh, di lavoro, parlando di lavoro, eh, quindi l'acronimo è Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport. Eh, credo che alla Santa Sede eh, convenisse affidare eh, questa opera a chi aveva nel lavoro eh, fissato il proprio carisma la santificazione del lavoro, no? quindi l'Opus Dei in qualche modo ha anticipato anche i tempi del Concilio Vaticano II, perché nasce nel 1928, e si parla di che ciascuno di noi nel proprio Stato, senza eh, rifugiarsi o, o tirarsi via dal mondo ed entrare in un, in un convento, può santificarsi lavorando bene e offrendo quel lavoro a Dio come se fosse preghiera. Quindi eh, l'Opus Dei, proprio perché aveva questo carisma del lavoro, fu eh, l'istituzione che per prima eh, promosse il centro Elis e, e che poi si occupò, facendo venire anche dalla Spagna alcuni, alcune persone perché lo, lo sostenessero, lo dirigessero, organizzassero un po' le varie attività. Eh, L'Opus Dei non si occupa soprattutto delle classi dirigenti, delle cl dei ricchi, insomma. No, questa è una diceria in realtà, questo è quello che si, un po quello, quello, quello si sente dire in giro, no? ma se ne sentono dire tante di menzogne, cioè il mondo è pieno di menzogne, molte persone vengono calunniate, noi assistiamo a, giornalmente a calunnie, menzogne. Io Lopus Dei, le, le, conosco Lopus Dei anche perché ne faceva parte un parcheggiatore che, di, di Via Veneto, un certo Luciano Iavazzo, che oggi è in cielo. E faceva il parcheggiatore, lui ha conosciuto San Cosè Maria, che noi chiamiamo affettuosamente nostro padre, e, e ogni tanto lo incontrava, eh, si abbracciavano, si facevano un sacco di risate, perché lui è molto spiritoso, era. raccontava barzellette, suonava la chitarra, romano di Roma, di sette generazioni. Ma accanto a Sor Luciano ricordo Carmelo Butitta, che era un manutentore, Ricordo altri che facevano i tassisti, cioè quindi diciamo che è come una fetta di una torta, l'opus dei prende dal, dal più alto strato fino a quello più basso, riguarda un po' tutto la collettività. Certo, se anche chi ha delle responsabilità incontra Dio e si converte e quindi trasforma la sua vita, io credo che l'effetto benefico è come il sasso lanciato in uno stagno che fa quei centri concentrici. No? L'effetto benefico è molto più moltiplicato, è molto più accentuato. Quindi il nostro padre diceva di cento anime ce ne interessano cento. Ok. Ma lei come ha incontrato questa realtà e come mai gli ha dedicato tutta la sua vita di fatto lavorativa? Ma dunque, io nel periodo del liceo ehm, ero attratto da altre figure. C'erano dei, dei ragazzi che mi, incuriosiva molto, mi incuriosivano molto perché erano intelligenti erano capaci, erano spigliati e facevano politica, e facevano politica nell'estrema sinistra. E io ero molto attratto da, da come parlavano, da, dagli obiettivi che si erano dati, che poi abbiamo condiviso, che erano quelli un po' di cambiare il mondo, però certamente con dei metodi che grazie a Dio sono stati eh, ovviamente eh, depennati. E quando ero con loro, io stavo bene, insomma, per me era quello, il tentativo di... Di sovvertire le cose, di, eh, di, di andare contro insomma, il sistema, l'apparato statale, ma anche i padri, insomma, quelli che erano un po' le autorità in quel tempo. Poi conobbi l'opera attraverso un'altra persona, perché di solito i cambiamenti, almeno per quanto mi riguarda, avvengono sempre attraverso un'altra persona, o anche attraverso un libro, ma di solito almeno nel, nel mio caso sono state le persone. Incontro una persona che eh, a Terminillo io sciavo. E lui era amico di un mio amico che era con me mi invita a casa sua e mi racconta della sua vita io la trovo francamente molto strana quasi insomma paradossale per alcuni versi però decido di restare a cena a casa sua e lui mi racconta eh, di che significava per lui la povertà, la castità il distacco dalle cose e di come lavorava io immaginavo che fosse religioso invece lui mi parlò di una istituzione secolare, che era l'Opus Dei, e i miei polmoni iniziarono a respirare a pieno ritmo, proprio trovai quell'ambiente totalmente diverso da quello che frequentavo e le persone così autentiche, vere, era tutto così strano, diverso, è come se i miei occhi si fossero iniziati un po' ad alzare, no? E quindi rimasi veramente attratto da quelle persone, tanto che eh, mi ero fissato l'obiettivo di diventare un po' come loro e più ne conoscevo e più rimanevo ammaliato dal loro esempio, dal loro atteggiamento e dalla intensità con cui studiavano e prendevano bei voti. E lei era uno che studiava e prendeva bei voti? Io facevo tanti esami, non avevo una media altissima. Però ha preso due lauree alla fine. Sì, no? ho preso anche sociologia, però mi piaceva perché era un po' una cosa che mi è stata inculcata da mio padre, papà era poliziotto, e voleva che io studiassi. Io avevo forse altri talenti, ma eh, in quel periodo so, c'è gente come me che ha avuto forse le stesse condizioni. Abbiamo avuto dei papà, delle mamme forse un po' distratte o magari ossessionate da, dall'obiettivo lavoro. No? Devi lavorare no? per farti una vita. A proposito di questo obiettivo, sta diventando un obiettivo ansiogeno e, e frenetico, competitivo per i nostri ragazzi, no? Eppure tutta questa rincorsa verso il lavoro, verso il successo, verso la carriera, eh, che, verso cui introduciamo i nostri figli, magari strappando gli altri desideri e altri obiettivi, è un po' ridicola perché il lavoro per i giovani non c'è. Il lavoro non c'è, non c'è il lavoro giusto per ciascuno di loro, perché loro sentono il, di avere dei talenti, delle, delle virtù e vorrebbero in qualche modo assecondare queste loro inclinazioni. Sono capitati in un periodo, per alcuni versi, anche positivo, perché hanno dei genitori molto più comprensivi rispetto al passato, no? I, I miei genitori con un sì e con un no facevano orientamento scolastico e tu seguivi quel sì e quel no. Io ho provato ad utilizzare gli stessi sì e no, però è come se avessero perso di significato e quindi c'era stato il tentativo da parte di tanti di diventare amici dei figli, cosa sbagliatissima, ma comunque ho cominciato ad ascoltarli, a capire. La loro condizione è certamente diversa dalla nostra perché c'è molto più benessere, quindi anche loro hanno capito che forse hanno più tempo, che c'è una zona di comfort piuttosto ampia e quindi in tutto questo spazio di luogo e di tempo hanno immaginato giustamente di far fiorire il loro talento e di seguire le loro inclinazioni naturali. Eh, non avere lavoro significa anche non fare famiglia. Mm? ed è sicuramente una delle cause più grandi del problema di cui improvvisamente pare ci accorgiamo che è quello della de natalità in questo paese no? che ci preoccupa soprattutto perché pensiamo a chi pagherà le pensioni mm? eh, io vorrei chiederle lei si occupa di famiglia non solo perché ne ha una e bella poderosa ma perché insomma, ha scritto uno spettacolo teatrale, ha scritto un libro ci cioè si occupa di amore nella coppia di, di far famiglia c'è soltanto il motivo economico che frena questo slancio che nei giovani è sempre stato naturale? Assolutamente no, non è un problema economico. Seppure eh, certamente la parte economica deve essere cospicua, deve essere importante, non può essere un semplice assegno di 100-200 euro a cambiare eh, l'indice di, nat di natalità, assolutamente no però è un problema più interiore, più profondo, che è nascosto nella paura che hanno un po' i giovani di intraprendere qualsiasi cosa, famiglia, impresa, iniziative varie, di intraprendere. Cioè, e se poi mi stufo? E se poi finisce male? Sono tutte queste domande, siccome sono abituati appunto a, 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 questo, a questa situazione di benessere, perché è benessere. Io a casa dormivo in una cucina, in cucina perché casa era 45 metri quadri e avevo la testa vicino al frigorifero perché c'era un letto che si tirava giù la sera e quando il frigorifero era come una centrifuga, cioè ogni tanto il motore iniziava a parlare, io mi svegliavo improvvisamente, ma casa era quella. Oggi hanno degli spazi più grandi, ma hanno anche i genitori che sono meno assillanti. E quindi questo fatto di uscire, il Papa diceva recentemente: eh, smettete di stirargli le camicie ai figli e vedrete che se ne vanno prima o poi. Mm. Se c'è questo atteggiamento molto eh, comprensivo, accogliente, in fondo non è che gli costa nulla. Il fatto di non avere coraggio è perché vedono anche che tutto è imponderabile, estremamente imponderabile, non c'è niente di certo perché noi pure adulti. Come edifichiamo, distruggiamo dopo poco tempo. E quindi questo i figli lo notano. C'è stata anche tanta ipocrisia, no? Ipocrisia, scandali, sotto il nome famiglia si sono coperte anche tante brutture. Forse questo ha tolto fiducia? O c'è proprio una sfiducia generale nei confronti di un mondo di adulti che, che, che non gli ha reso un bel mondo? Questo sicuro. Cioè noi adulti abbiamo una grande responsabilità. Non è che c'è la questione giovanile, come se appunto fosse disallineata da quella degli adulti. Siamo in un mondo, nello stesso mondo. Loro ci guardano tantissimo, ci osservano, non c'è coerenza da parte nostra. I principi morali sono praticamente ormai fluidi, liquidi. Ogni, ogni, ogni giorno vengono reinnescati diversamente dal giorno prima. Quindi i figli, i ragazzi non si fidano di noi, proprio non si fidano, il modello che noi proponiamo non gli piace, sia nella politica, sia nel lavoro, sia nella vita civile. Noi siamo uh, dei distruttori, adesso non voglio esagerare. Però questa mancanza di coerenza veramente la notano e quindi stanno creando e edificando un mondo loro, un mondo nuovo che non ci deve spaventare a noi, però è un mondo loro e che sia così nelle forme più diverse. Ok, un mondo nuovo in cui però si ha paura a mettere al mondo dei figli, poi dopo un po' di anni i figli si fabbricano, perché improvvisamente questo desiderio diventa una pretesa, no? Questa è una grande scemenza, questa è una grande scemenza. Perché eh, si ritiene che la felicità sia nel nuovo, nel nuovo oggetto, nella nuova macchina, nel nuovo figlio, e, e come desiderio proprio. come se uno appunto volesse, eh, perché siamo stati abituati a questo acquistare qualsiasi cosa, fare della medicina, qualcosa che ci rende immortali, avere un figlio e averlo a questo punto, perché no, come ci piacerebbe che fosse, biondo, occhi azzurri, eccetera, eccetera. Perché non sappiamo rinunciare a nulla, perché crediamo che lo stesso, cioè noi come siamo adesso, potremmo essere diversi e più felici se guadagnassimo quote maggiori, sempre di più maggiori, di benessere per noi stessi. In questo caso c'è pure un figlio che decido di avere quando voglio, perché in qualche modo anche la medicina me lo consente. Ci sono infinite case famiglie, infinite associazioni, con in tanti bambini a cui uno potrebbe dedicarsi, dedicare del tempo, voler bene a quelle persone, adottandole ma neanche istituzionalmente, adottandole proprio mentalmente. Senta Bartolomei, ma questa concezione della famiglia, questa dedizione all'appartenenza all alla Chiesa, attraverso peraltro un'opera eh, che non è molto ben vista, no? su cui appunto ci sono parecchi pregiudizi e i libri di Dan Brown sono, sono la parte più folkloristica. Mm, non si sente un po' sulle barricate, non si sente un po' in una posizione scomoda, non si arrabbia mai? Cioè questi pregiudizi alla lunga pesano? Ma Guardi, capire l'opus Dei è la cosa più complicata di questo mondo. Nel senso che io credo che ancora, nonostante l'opus Dei ha quasi 100 anni, non si è ancora compreso che cos'è l'opus Dei. L'Opus Dei non è un'istituzione, non è una gerarchia, non è un qualcosa, un palazzo. L'Opus Dei è ciascuno di noi. Io sono Opus Dei. Quindi in qualche modo, infatti, non abbiamo mai visto l'Opus Dei scendere in piazza, nei cortei, con lo striscione, prendere parte, non è visibile, perché in realtà sono tanti uomini e donne, ciascuno dei quali è Opus Dei. Cioè a me l'opus Dei, in quanto carisma, in quanto eh, diciamo, contenuto di tutto ciò che San Così Maria aveva immaginato, grazie anche allo Spirito Santo, ha influito nella mia vita in proprio e per me stesso. Per me mi ha consentito di capire meglio eh, mia moglie, i miei figli, il lavoro soprattutto, che prima percepivo come fatica, tanto più come... Lei voleva fare l'attore. Hm? Io, io sì, avevo anche questo sogno nel cassetto. Un po' lo fa ancora, però no? Sì, io avevo superato il, il laboratorio di Gigi Proietti, il primo, dove venne fuori Piermiolo e Raganà, i primi insomma allievi di Proietti. Poi papà, poliziotto della prima Repubblica, diciamo, della prima perché erano militari prima, mi vietò assolutamente di frequentare il laboratorio. Stetti lì pochi mesi e poi mi disse: no, assolutamente, tu devi studiare. Perché c'era questa idea ma appunto gli spettacoli adesso li fa come testimonianza i libri li scrive come testimonianza sì. appunto come dicevo prima questa idea del lavoro come testimonianza della famiglia come testimonianza è un po' pesante dopo un po' oppure lei è contento così? è pesante è sicuramente pesante però bisogna capire da dove nasce nasce dalle confidenze che mi hanno fatto i miei allievi io ho fatto il preside al centro certo. Ellis prima del direttore generale ho fatto tante altre cose direttore dell'ONG e tante altre sono uno dei fondatori del Centro Elis. Ricevendo le confidenze di, di Mario, di Jacopo, di Kevin, de, dei miei 1700 allievi, che sono di zona lì, della periferia est di Roma, ho notato che mh, non potevo far finta di non aver ascoltato, di non aver capito, e peggio ancora, non avrei mai potuto assecondare certe confidenze quando sapevo che gli avrebbero fatto male certe cose. Ecco, ascoltando questi ho capito che non c'era un focolare domestico, non c'era una famiglia. Avevano avuto la sfortuna di vivere in una famiglia dove si litigava, dove si andava spesso in tribunale, dove la patria potestà veniva passata da una parte all'altra, dove c'era tanta sofferenza. Prendo il cabaret come mezzo per veicolare dei contenuti contenuti, quindi parlo di Chesterton, parlo di, di, di Gesù, del Vangelo, però alternati a una, a una risata profonda, la gente si sbellica dalle risate, poi mi incontro in camerino e questo uh, purtroppo aiuta un po' troppo il mio ego, il mio narcisismo che c'è, indubbiamente c'è, però è tutto con l'idea di salvare e di far sì che questa iniziativa sia un po' di prevenzione, volendo si può andare d'accordo anche se siamo un po' diversi, Tanto che io all'inizio parlo del cervello, dei neurotrasmettitori, uomo-donna, però nonostante questo do anche delle soluzioni. Eh, mh, dal centro Elis partono progetti umanitari in tante parti del mondo. Io ne ho contati una, una dozzina almeno, giusto? Molti di più. Ah. Molti, molti di più. Abbiamo cominciato a Cebu, nelle Filippine, dove abbiamo creato una scuola, un'officina meccanica. Adesso siamo da ad noi in Vietnam, io stesso ho aperto dei lavori ad Abidjan, in Costa d'Avorio, a Yaoundé in Camerun, in Salvador, in Libano, a Beirut, più nella parte rurale di Beirut dove c'era una diaspora verso Beirut ed abbiamo censito tutti i reperti dei fenici che erano stati distrutti dai, dai siriani quando invasero il in Libano. Cercando di creare una storia, un'attrazione per i turisti e quindi dare anche ricchezza a quelle zone rurali. Quindi abbiamo fatto tantissime scuole alberghiere nel mondo, tantissime scuole professionali, anche di altro tipo, anche progetti nel settore agricolo. Abbiamo deviato un fiume in Paraguay ad Assunzione che esondava, insomma, tantissime iniziative. Senta Bartolomei, ma un'opera così, con tutte queste diramazioni nel mondo, come si finanzia? Principalmente ehm, abbiamo trovato, grazie a Dio, un meccanismo che è nato nel 1991, abbiamo aggregato delle grandi aziende, delle grandi compagnie, oggi sono più o meno 130, 140 grandi aziende, inizialmente erano 3-4, eh, con l'idea di ehm, creare proprio una, una vera agenzia del lavoro, quindi un'agenzia formativa che mh, desse lavoro ai giovani. Sin dalla fase di gestazione del progetto, ossia, quando progettiamo un profilo professionale critico, che magari l'azienda ci segnala come il giuntista di fibra ottica, Open Fiber dice che devo assumere 5.000 persone. E noi 5.000 persone cerchiamo non 6.000, 7.000, 5.000. Però e coinvolgendo l'azienda dall'inizio, non è una formazione a catalogo. Io faccio questo tipo di corsi, e li faccio istituzionalmente a vita, magari quest'anno servono queste profilature prossimo anno ce ne inventiamo altri. Quindi il, co il coinvolgimento è anche sostegno economico naturalmente? E' anche sostegno economico, ogni azienda dà un contributo per entrare nel consorzio, c'è cioè una royalty e poi finanzia attraverso le borse di studio i vari percorsi formativi e subentra anche molto fundraising, molte persone private, singole dai nomi anche più noti che vengono all'elis, capiscono e sentono di fare qualcosa, ti dicono come ti posso aiutare e tu gli dici dammi un po' di sordi. <ride> Qual è la sua canzone, Bartolomei? I migliori anni di, di Renato Zero. Che io, sono quelli prossimi. Che sono tutti, da, da zero ad oggi, anche i prossimi, nonostante ci si ferisca. Eh, e io credo di averle passate veramente tutte, non le abbiamo raccontate, forse ci vorrà un'altra puntata, ma grazie a Dio che sono venute tutte, tutte. Grazie. Prego, a voi. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu... Come Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo.